Dal Festival di Sanremo a Ciccioriccio. Ecco i protagonisti. Ben trovato. Su Ciccioriccio manchi, eh? A Ciccioriccio manchi davvero, ai nostri ascoltatori, telespettatori ormai, manchi davvero tanto. E allora questa è appunto Sanremo, l'occasione giusta per ritrovarsi. Sei tu. Mi piace, eh? Mi piace questa dedica di un uomo che, come dire, è stato sollevato da qualcun altro. Mi piace però davvero. Si smaschera finalmente, no? Sì, dopo tanta durezza, dai. Dopo tanta durezza, dopo tanti anni, aggiungerei. Beh, c'è la consapevolezza di un'età matura in cui ti puoi permettere di essere anche quello che nascondi molto spesso, no? Di essere. Sì. Devo dire che è una canzone che paradossalmente ho scritto con molto coraggio, perché non mi era mai capitato di aprirmi fino in fondo, fino a farmi leggere dentro, no? Ho sempre avuto dei rapporti sentimentali abbastanza tormentati, infatti nelle mie vecchie canzoni d'amore racconto comunque la maggior parte delle volte di amori finiti, incompiuti, amore dove comunque io ho sofferto. Questo invece è un amore che mi ha fatto, come hai detto tu, elevare. Sì. Che mi ha salvato dalla parte, insomma, più brutta, peggiore di me, che riaffiorava in questi 2 anni lontano dal palco, per questa pandemia, chiuso fra queste 4 mura, a scrivere in continuazione. E se non ci fosse stato, insomma, un motivo per andare avanti, e se non ci fosse stato soprattutto l'amore di cui parliamo, sicuramente sarebbe stato molto più brutto di quello che è già stato. Beh, si dice, no, il tormento, dal tormento all'estasi, per cui insomma in questo momento siamo in un momento completamente diverso. Tra l'altro nella pandemia non sei rimasto così a sognare, a guardare le stelle, perché hai scritto anche un film che si chiama Ghiaccio, la storia di Giorgio, questo ragazzo di periferia che cerca il riscatto e che lo trova in Massimo, no? Quest'uomo, come dire, che gli dà la possibilità di, come dire, mettere le proprie energie, la propria potenza in qualche cosa di costruttivo, come la box. Giorgio dice che se tu nasci in un posto sbagliato puoi diventare cattivo, ma se sei buono stai nel mezzo, cioè rimani, come dire, nel tuo. Beh, un po' un dubbio esistenziale a cui io ancora non ho dato risposta, a cui ancora tante persone non hanno dato risposta, perché c'è una linea che tiri per tutta la vita, a volte, che ci sono persone che finiscono questa vita senza aver capito se sono buoni o se sono cattivi, no? Certo. Questa è una domanda che io mi faccio spesso ancora, no? Perché delle volte mi sento che sto lottando e lavorando per la causa giusta, e delle volte dico non mi piaccio, non trovo dignità in quello che faccio, magari mi perdo, e l'eterna lotta tra il bene e il male, no? Allora lui molto inizia. Ipercritico sei, Fabrizio, sei ipercritico. Io devo capire perché sei così ipercritico. Quando poi fai qualcosa tutti quanti dicono ma insomma è straordinario, è bello, insomma lasci poche parole, cioè poche persone con un giudizio negativo. Insomma tu quando fai le cose le fai talmente tanto appassionatamente che molti sono ipercritico, perché c'è questa malattia del perfezionismo, perché questa è una cosa sicuramente deriva dalle insicurezze che ho, perché quando non riesci mai a vedere gli spigoli smussati alla perfezione, vuol dire che c'è un problema dentro di te che va risolto, no? Vabbè. Però, possiamo qui fare psicoterapia. No, non facciamo psicoterapia, perché noi siamo a Ciccioriccio, non sono assolutamente, non ho queste velleità. Per quanto riguarda invece la serata delle cover, invece porterai Uomini Soli, che sì, è appunto una canzone blasonata nel Festival di Sanremo, che ha vinto il 1990. Come mai questa scelta, Fabrizio? Allora, intanto dal punto di vista artistico credo che sia proprio tra le più belle canzoni mai scritte, e poi c'è un lato di questa scelta che mi accomuna, insomma, mi riporta
alla mia adolescenza, perché è una canzone che cantavo quando andavo ad esibirmi ai matrimoni, e durante i bis mi chiedevano sempre uomini soli, no? Rifaccio uomini soli, rifai uomini soli. Quindi è una canzone che nel tempo poi ho metabolizzato così bene È che tatuata. sono arrivato qui, ero già preparato, cioè mi ricordo in Certo. testa a memoria, arrangiamento già in testa, e mi fa stare tranquillo. L'unica cosa che mi agita è che Facchinetti la guarderà in TV e spero insomma di non deluderlo, ecco. Sicuramente no, sicuramente no. Siamo contenti di averti ritrovato, Fabrizio, davvero. Grazie. Sei tu, mi piace molto. Ma per caso questa canzone potrebbe essere anche dedicata alla mamma di Giorgio? Cioè Giorgio che scrive, che dice, dedica alla mamma questo pezzo. Potrebbe essere. Ti sei ispirato anche alla storia di Ghiaccio? Sono ispirato inizialmente solo alla storia di Ghiaccio, Ah, ok. solo a quello, perché la sceneggiatura è stata la parte fondamentale di tutto questo progetto per sbloccarmi, perché l'ispirazione per scrivere le canzoni io l'ho sempre trovata nel live, no? Quando andavo a fare i concerti, addirittura c'erano momenti in cui io immaginavo dei pezzi nuovi proprio durante il concerto. Caspita. E quando scrivevo le canzoni, immaginavo sempre, continuavo la scrittura immaginandomi quello che sarebbe successo cantando quel determinato inciso davanti alla gente, suonando quel riff davanti alla gente. Quando poi tutto questo si è fermato per via della pandemia, ho dovuto trovare ispirazione in altre sedi, e scrivendo la sceneggiatura di questo film, poi dentro ci ho trovato anche tante canzoni, tra le quali sei tu. Appunto. Allora, grazie davvero di essere stato nostro ospite. In bocca al leone. Grazie, Giusto. grazie. A presto, ti aspetto davvero, eh. Ciao Ciao Fabri. ragazzi, Ciao, ciao, ciao. buon lavoro. Da Sanremo a Ciccio Riccio, i protagonisti del 72esimo Festival.